La grande famiglia della Polizia di Stato si affida alla protezione del suo patrono San Michele Arcangelo. Una celebrazione solenne alla presenza delle massime autorità irpine, ospitata per la prima volta nella storia da Ariano Irpino nella Basilica Cattedrale, curata nei minimi dettagli dal dirigente del commissariato di polizia di Ariano Maria Felicia Salerno, di concerto con la questura di Avellino. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana, che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo. A presiedere la cerimonia religiosa il vescovo Sergio Melillo, che ha elogiato l'impegno quotidiano della Polizia di Stato su più fronti ed esposto ad ogni rischio e pericolo, citando la potenza di San Michele Arcangelo nella carità. Una preghiera particolare è stata rivolta a quanti piangono per la perdita dei propri cari caduti nell'adempimento del proprio dovere. Offriamo questo sacrificio di donazione totale d'amore di Dio, come Arcangelo Michele ci ricorda, per il bene, perché cresca in mezzo a noi quel bene comune che tutti quanti noi, ognuno per la propria parte, ognuno a secondo dei ruoli, ognuno secondo le proprie capacità, deve costruire per una società più bella, per una vita civile, sociale, culturale, ecclesiale, che sia ricca di segni e di prospettive belle per il futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Guardiamo quindi con fiducia il presente, costruendo insieme il futuro sotto l'insegno della speranza. La forza e il dinamismo che l'Arcangelo Michele comunica nel suo buon combattimento per Dio e per la fede possa essere lo stesso stile, la stessa modalità, lo stesso impegno che dobbiamo tutti quanti noi mettere per costruire relazioni autentiche, sincere, fervidi, durature e positive per noi e per le nuove generazioni. È stato chiesto da più parti e da più persone il perché di questa celebrazione ad Ariano Irpino e i motivi sono molteplici. Uno degli slogan fondanti dell'essenza dell'attività della Polizia di Stato è sempre stato quello di polizia tra la gente, verso la gente. Quest'anno in maniera più che simbolica ma anche materiale abbiamo voluto farlo noi questo, andare tra la gente. E il primo pensiero è andato al comune più grande della provincia di Avellino, dopo quello capoluogo. Tra i tanti motivi per cui questa scelta è stata fatta, è intanto in segno di omaggio a Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Ariano e Lacedonia, il signor Sergio Melillo, che ringrazio per averci voluto ospitare e per aver celebrato questa nostra cerimonia. Il ringraziamento più forte è forse anche il pensiero determinante nel decidere di fare questa celebrazione qui a Ariano Irpino, dovuta come ringraziamento e riconoscenza alle donne e gli uomini del commissariato di Ariano Irpino, che con in testa la loro dirigente, il vicequestore aggiunto Maria Felicia Salerno, hanno veramente fatto un ottimo lavoro recentemente. Tutti i poliziotti della provincia di Avellino lavorano con impegno e costanza. In questo territorio abbiamo registrato negli ultimi mesi davvero brillanti, soddisfacenti risultati e io ho voluto anche ringraziarli personalmente con questa nostra presenza qui ad Ariano.